www.containerradio.it. Carissimi amici, ben ritrovati come sempre qui a Container Radio, e a quest'ora del pomeriggio siamo arrivati all'interno di Information Desk con l'appuntamento dell'intervista del giorno. E quest'oggi veramente abbiamo una bellissima intervista e siamo molto onorati di avere questo grande artista del mondo dello spettacolo da presentarvi. Però innanzitutto do il buon pomeriggio ad Andrea, quindi ciao Andrea, buon pomeriggio. Ciao, ciao Crystal, ben ritrovata all'interno del nostro Information Desk, buon pomeriggio a te. Devo dire che quest'oggi siamo particolarmente felici di avere questo grande personaggio, perché praticamente è un amico di tutti noi, possiamo dire, vero Crystal? Certo, beh, come dicevo all'inizio, siamo molto felici di avere un grande artista, un grande attore di teatro, del cinema, delle fiction. E Andrea, lo andiamo già subito a presentare, quindi diamo il benvenuto a Giulio Scarpati. Benvenuto Giulio. Grazie della presentazione, buongiorno a tutti. Buongiorno Giulio, benvenuto qui a Container Radio. Beh, con lei quest'oggi vogliamo parlare in particolare di teatro. Iniziamo proprio la nostra chiacchierata radiofonica parlando di una giornata particolare, lo spettacolo che la vede protagonista insieme a Valeria Solarino, che state portando in tournée con grande successo in tutta Italia. So che in questi giorni a Proda in Veneto, dopo il Teatro Salieri di Legnago, ci saranno anche le date al Teatro Comunale di Vicenza, il 9 e 10 marzo. E lo spettacolo è tratto da uno dei capolavori del cinema mondiale, dal grande Ettore Scola, interpretato nel 1977 da Marcello Mastroianni e Sofia Loren, ottenendo, ricordiamo, riconoscimenti come il Golden Globe come miglior film straniero e ricevendo due candidature al premio Oscar per il miglior film straniero per il miglior attore a Marcello Mastroianni. Dopo questa doverosa premessa, Giulio, volevamo chiederle qual è l'emozione e la responsabilità di portare in scena uno spettacolo così importante. Certo, è una grande responsabilità, ma diciamo così, il teatro è diverso dal cinema, quindi noi facciamo un'operazione per quanto sia ristretta per il teatro. Quindi certo, poi il confronto con i grandi è sempre importante, ma è anche uno stimolo per cercare di fare, per tirare fuori il meglio di te, da te. Quindi insomma è anche un elemento che può essere propulsivo, non soltanto che ti può spaventare. Certo, insomma, un po' di timori c'erano alla vigilia, però poi alla fine era tale la passione e l'amore per questo testo che fa storia che abbiamo deciso che valeva la pena rischiare, e il pubblico mi pare che sia contento di rischiare con noi, per certo. Cui questo è buon. Ma quello che voglio dire veramente è che la diversità è tra del teatro è che, essendo un'emozione in diretta, un'emozione che arriva, viene quella sera, in quel momento, diciamo così, ha una qualità che non può essere data ovviamente dal fatto di vedere un film in sala, che ti emoziona allo stesso modo, ma hai comunque un filtro che è la pellicola, quindi qui c'è proprio una storia raccontata in diretta con le emozioni che vengono sul palcoscenico e che vengono trasmesse alla platea e al pubblico che sta seguendo. Certo, beh, ricordiamo ai nostri amici ascoltatori quindi che ci sarà il Teatro Comunale di Vicenza il 9 e il 10 marzo, quindi accorrete numerosi per questo bellissimo spettacolo teatrale, una giornata particolare. E infatti il suo personaggio, Giulio, oserei dire che è molto attuale, perché si parla molto di omosessualità in questo periodo, e Gabriele, il personaggio che lei interpreta nello spettacolo, con la sua storia ci fa entrare nella parte più cruda del non essere considerato normali, e quindi del non essere accettati, specialmente in quel periodo storico. Quindi volevo chiederle, Giulio, come si è preparato per entrare nel personaggio? Beh, sai, i documenti dell'epoca già dimostravano che c'era una grossa discriminazione nei confronti degli omosessuali, e quindi una condizione assolutamente che il regime vietava, e quindi fino appunto a mandarli al confino, confinarli in certi posti come in Sardegna. Però ecco, quello che la caratteristica è anche quella di far pensare a un personaggio che deve nascondersi necessariamente, no? E che quindi per questo mi sono fatto crescere anche i baffi, nel senso cioè che magari dai un elemento di virilità che tende a nascondere un'altra identità, e questo nel testo, diciamo così, è la cosa più forte, la condizione della maschera, di dover sempre fingere, no? Di non essere accettati per quello che si è,
che questo vale per, diciamo così, per l'omosessualità, come vale per tutte quelle che possono essere discriminazioni derivanti da appunto da una discriminazione, da una diversità che non è accettata. Ma direi che il valore però dello spettacolo, insisto col dire, cioè è che è proprio l'incontro di due solitudini, di due persone, perché anche ovviamente la parte di Antonietta, Valeria Solarino, interpreta una donna che viveva la condizione della donna degli anni 30, quindi con una famiglia, con un marito che la vessava, che faceva quello che gli pareva, insomma, no, considerata meno di zero. Quindi, diciamo così, queste condizioni di diversità, per certi versi, di subordinazione, poi diventa il tema centrale la solitudine, che è un tema veramente universale, cioè come uno che si sente solo, una donna che si sente solo, un omosessuale che si sente solo perché non può parlare. E queste due solitudini si incontrano e cominciano a parlare, pur essendo così diversi anche socialmente, e a trovare nella comunicazione il modo di passare una giornata veramente particolare. Quindi diciamo che è stato un lavoro non soltanto sulle diversità, chiaramente come attore dovevo confrontarmi con questo, e quindi ho lavorato nel cercare di fisicamente di dare appunto il senso anche di un'omosessualità, però anche nell'idea appunto di due disperati che si vogliono in qualche modo, che si aggrappano l'uno all'altro perché non hanno nel mondo nessun tipo di conforto. Certo, beh, lo sfondo storico, poi ricordiamo l'incontro tra Mussolini e Hitler, proprio in quel giorno si incontrano Gabriele e Antonietta. Come diceva Giulio, due persone completamente diverse, e questa vicenda come cambierà la loro vita, questa giornata, come cambierà la loro vita e poi anche la nostra da spettatori? È un viaggio appunto attraverso questo incontro. E l'emozione che proveranno i personaggi è l'emozione che il pubblico sente, nel senso che il pubblico sente che un personaggio come Antonietta, un personaggio appunto tra virgolette ignorante, che vorrebbe ma non ha avuto istruzione, per cui vorrebbe leggere, vorrebbe fare, e pian piano anche Gabriele comincia a mettere dei dubbi. Lei è una fascista granitica, non so come dire, no? Ha aderito, che colleziona l'album, ha il mito di Mussolini, eccetera. E pian piano, però, come dire, anche Gabriele ha dei dubbi nella sua vita per quello che sta facendo, no? E da questo scambio, che spesso è anche uno scambio tra loro due, alla fine nasce il fatto che si rispettano reciprocamente, no? E quindi questo è un percorso che non solo di accettazione, ma di, come dire, di comunicazione tra di loro, che non solo si accettano ma si parlano. Forse la condizione più difficile è proprio questa, in un mondo in generale come viviamo oggi, la solitudine, il non parlarsi, il non confrontarsi è la cosa, diciamo così, che ci rende anche più vulnerabili, perché siamo soli e privi di conforto anche affettivo. E stranamente tra queste due persone diverse, per di più un omosessuale, una donna invece molto convinta delle sue idee, alla fine queste barriere, queste diversità si vengono a cadere, e addirittura c'è un incontro anche d'amore. Certo. E ovviamente è tra virgolette un amore impossibile, soprattutto per il fatto che ovviamente lui è omosessuale e quindi ha altri gusti sessuali, però in un momento di disperazione, anche di sofferenza, lui sta per essere preso e portato via, e proprio in questa giornata particolare per Hitler e Mussolini c'è anche il confino di Gabriele che verrà portato via non so dove, quindi lui vive questa giornata come nell'attesa di questo momento in cui verrà sradicato da casa sua e portato chissà dove. E in questa disperazione, voglio dire, c'è anche il conforto invece affettivo del calore di una persona con la quale si parla. Insomma, sono temi molto universali, secondo me, al di là della specificità del racconto che facciamo. E poi è anche vario, ci sono momenti anche divertenti, che non toglie, diciamo così, la drammaticità del loro incontro, ma rende tutto anche più normale, come nella vita, che ci sono momenti di gioia, di felicità, di risate, di cose, anche perché sono due, tra virgolette, bambini per certi versi, così oppressi dalla loro condizione di omosessuale e di donna nel 38,
nei momenti in cui si divertono, insomma, non so come dire, quindi c'è anche è qualcosa anche di liberatorio per chi vede. Certo, e Giulio, noi in questi anni l'abbiamo vista in moltissimi ruoli in teatro, ma anche al cinema e anche nelle fiction televisive, che l'hanno resa molto popolare. E infatti volevo chiederle, la notorietà arrivata dal mondo della televisione può essere anche un veicolo per portare le persone a teatro e quindi per far scoprire il meraviglioso mondo del teatro alla gente? Io penso proprio di sì, però faccio una premessa. Molte volte però, io ho riscontrato certe volte in qualche pubblico che magari c'è un po' la disabitudine ad andare a teatro, perché magari in quel momento ci si comporta come ci si comporterebbe davanti a un televisore, magari commentando, magari col cellulare che resta sempre mezzo acceso. Ecco, questo fenomeno, che è un fenomeno che toglie tantissimo alla portata del teatro, che è un evento unico e bisogna stare dentro la storia. Se stai dentro la storia ne partecipi anche tu emozionalmente ancora di più. Noi siamo sempre molto connessi dappertutto e spesso, malgrado gli appelli, non si rinuncia al cellulare neanche quando si sta a teatro. Pensare invece che l'emozione che si può provare a teatro è unica, irripetibile, e che qualche WhatsApp in più o in meno lo si può sentire anche dopo. Questo è l'appello che faccio, cioè il pubblico deve capire che il teatro è una meravigliosa necessità formativa, creativa, di crescita, di tutto quanto, ma va vissuta non come si vede la televisione o si vede il cinema, ma come qualcosa di assolutamente irripetibile. E questo mi dispiace dirlo, ma è veramente, girando per l'Italia, non sempre ovviamente, però qualche volta mi è capitato questo, e questo proprio mi dispiace, proprio da amante del teatro, perché il teatro ha una forza che io credo che nessun altro mezzo di riproduzione può avere, nel senso che al cinema noi ci possiamo commuovere quanto ci pare, ma siamo ben coscienti del fatto che quella storia che stiamo vedendo la stiamo vedendo, ma invece a teatro non soltanto la stiamo vedendo, ma la stiamo vivendo da persone vive in quel momento, quindi è un portato emotivo che può essere molto più, cioè a teatro può essere sconvolto molto di più, secondo me, proprio perché emotivamente la stai vivendo, però per viverla devi anche lasciarti andare, e quindi lasciar dare tutto quello che è fuori, certo. Vivere quel momento di storia. Questo lo dico perché secondo me purtroppo, diciamo così, tra i mezzi, appunto, i cellulari eccetera, di cui siamo ormai totalmente dipendenti, finisce sempre che magari anche se uno fa appello a spegnerlo, poi magari ogni tanto uno si controlla un messaggio o cose del genere, e questo chiaramente è proprio il contrario del teatro e dell'emozione che puoi trovare in teatro. No, anche perché poi anche voi attori magari avete anche qualche difficoltà, devo dire, anche con la concentrazione. Questo sicuramente ti disturba, ti dispiace, ma ti dispiace proprio perché pensi, tra l'altro, essendo uno spettacolo che ha grande successo e grande impatto, noi siamo sicuri della forza dello spettacolo, quindi diciamo, sai, c'è anche questa certezza che tu hai dentro di te, quindi ti dispiace quando magari diciamo così, ma questo non deriva dalla distrazione, cioè rispetto allo spettacolo, che comunque è uno spettacolo che prende, ma purtroppo è da un'abitudine che è sempre più forte, in cui la presenza dei social eccetera ti sembra necessario anche in certi momenti. Non so, certe volte a me, io contesto pure il fatto che uno debba fare subito il selfie, la foto dell'evento che sta vivendo. Immaginiamo quella storia, appunto, se ti ricordi quella che è successa qualche tempo fa, del delfino che è stato trovato ed è morto praticamente nelle mani di chi si stava facendo una foto con lui, insomma, no? Proprio perché era stato tenuto troppo tempo fuori acqua. Ecco, c'è l'idea, appunto, che devi fissare il momento emozionante, il momento bello, invece sarebbe bello viverlo e poi, no, magari testimoniarlo, ma viverlo pienamente, ecco. Non vorrei che noi fossimo troppo abituati alla riproduzione di immagini che fissino un'emozione. Certe volte l'emozione va vissuta per quello che è, un momento che vive quel momento lì e poi non c'è più. E non c'è modo di fissarla, se non nella memoria emotiva che noi abbiamo. E qualche volta una foto in meno può anche essere, diciamo così, più utile
per vivere pienamente il momento che stai vivendo. Vabbè, insomma, sono discorsi un po' diciamo che esulano un po' anche dal teatro, eccetera, ma riguarda proprio la capacità di entrare nelle emozioni pienamente. E questo, siccome appunto il teatro lo si fa, chi lo fa proprio con questo amore, diciamo, per quel momento irripetibile che sta vivendo, è importante viverlo come appunto tutti insieme, no? Pubblico. Assolutamente. E il pubblico, cioè l'attore ovviamente sente quanto il pubblico partecipa, eccetera. Quindi è una benzina che ti dà ancora più forza, insomma. Giulio, noi in questi giorni abbiamo raccolto domande e suggerimenti dai nostri ascoltatori. Diciamo che la stragrande maggioranza riguardano il medico in famiglia, poi ovviamente sì, ne parleremo. Certo, immagino. È una fiction veramente, allora, che tutti abbiamo amato, forse anche perché un po' possiamo dire è la famiglia che tutti noi vorremmo avere. Però abbiamo abbiamo raggruppato un po' le domande, vediamo un attimo di partire con la prima. Allora, il dottor Martini ci sarà nella nuova serie? E quando la potremo vedere in TV? Allora, io ho finito di girare la serie nuova che uscirà a settembre, proprio il giorno prima dell'inizio delle prove, quindi dello spettacolo. Quindi in realtà ho girato fino a metà, più o meno metà gennaio, e però stanno montando, preparando tutto, e dovrebbe essere pronta per settembre. Quindi Lele ci sarà, il dottor Martini ci sarà, ed è una storia che secondo me anche quella sta diventando anche, insomma, questa serie è molto forte, molto, per cui vedrete delle sorprese anche forti nella serie. Certo, beh, quindi aspettiamo con molto piacere quindi il ritorno del dottor Martini a un medico in famiglia, veramente. E appunto Kate ci chiede, dopo tanti anni della serie Un medico in famiglia, quando è lontano dal set, cosa le manca di più? Ma per fortuna appunto come dire, l'appuntamento con medico, per quanto io abbia poi interrotto tante volte, saltato alcune serie eccetera, poi alla fine ci conosciamo ormai da 20 anni, per cui insomma c'è anche un rapporto tra di noi, anche di conoscenza, anche di curiosità, anche di quello che uno sta facendo, quindi in realtà rimaniamo in contatto per le cose. Poi essendo tutti attori magari andiamo a vedere lo spettacolo della persona che magari che sta facendo lo spettacolo, e quindi non so, così mi capita con tanti amici che rivedo a teatro, da Milena Vukotic a Paolo Sassanelli, a chiunque insomma faccia spettacolo e vai magari a vederlo, quindi c'è sempre un rapporto che resta. E il set è sempre molto divertente, siamo sempre molto tranquilli, per cui si lavora anche molto bene da questo punto di vista, cioè che c'è un clima anche molto molto sereno, quindi questo aiuta anche a raccontare meglio una famiglia. Certo, beh, questo poi si vede veramente, cioè quello che voi trasmettete con i vostri personaggi, con Un medico in famiglia, proprio, cioè si vede che siete anche fuori dal set, avete installato un ottimo rapporto e siete veramente come una grande famiglia. E continuiamo con le domande che ci sono arrivate, e tra le quali quella di Anna, che dice: ho seguito tutta la serie di Un medico in famiglia, che mi ha fatto apprezzare il tuo essere attore. Quanto coinvolge la vita sul set nella vita reale? E voglio dire, il tuo essere papà nella fiction ti condiziona anche nell'essere papà nella realtà? Beh, diciamo, essere papà nella fiction è più facile, diciamo la verità, perché tutte le cose si ricompongono magicamente sempre, quindi diciamo così, sei facilitato dal fatto che c'è un copione, mentre invece nella vita il copione lo devi scrivere tu per certi versi, per cui è molto più complicato. Però certamente il dialogo, la capacità sempre di ascolto e sono cose che molto forti nella serie, e sono cose che diciamo così aiutano anche a essere un po' meglio come papà, nel senso che se penso a quanto Lele Martini chiacchiera con i suoi figli, ci parla eccetera, penso che sia questa anche la forza di un racconto di una paternità sempre attenta e sempre all'ascolto. Nella vita è un pochino più difficile, se vogliamo, no? Mentre invece, però diciamo così, per me Lele è anche un punto di riferimento. Certo. Beh, poi c'era un'altra domanda che riguarda la scuola di teatro. Praticamente c'era una nostra ascoltatrice che voleva proprio sapere com'è anche l'esperienza di insegnare agli altri persone per diventare poi dei grandi attori.
Guarda, questo percorso di attore, che è questa scuola che faccio ormai da 20 anni, è una scuola a cui tengo molto, perché insegnare ai ragazzi ovviamente fa piacere. Non è una scuola di teatro soltanto, mm-hmm. facciamo teatro, macchina da presa, eccetera, quindi insomma facciamo un po' tutto, oltre che ovviamente preparazione del corpo, voce, insomma, no, tutto quello che serve anche come parte tecnica. Ed è ogni volta un'esperienza. E poi penso anche questo: come io ho avuto un sogno, quello di, che si è realizzato, di fare l'attore, così non dobbiamo essere come generazione proprio troppo cinici e troppo a dire che tutto va male, così dobbiamo lasciare anche ai ragazzi la possibilità di sognare. Chiaramente sognare significa verificare se hai il talento per poter fare questo mestiere e quindi farlo. E per fare questo devi metterti alla prova. È una scuola, è anche un modo per far emergere magari se c'è un talento anche magari grezzo, e capire se hai queste, se rispondere alla domanda posso fare l'attore, che sì. È una domanda che tutti si pongono, ma che nella quale la cui risposta è sempre molto difficile. Però è un modo attraverso la scuola per capire se insomma ce la puoi fare o non ce la puoi fare. Poi la vita è fatta di fortune, di incontri fortunati e tante altre cose, ma se tu hai la convinzione che ce la puoi fare perché hai scoperto un certo tuo talento, una certa tua capacità di comunicare emozioni, allora poi dopo diventi anche più forte nei confronti dell'avversità della normale vita, insomma, cioè qualunque certo. mestiere ha delle difficoltà. Però questo non può essere un motivo, ecco, a me dà fastidio, dico, sono tutti raccomandati, ecco, questo non è un modo di approccio a un mestiere. Se ami questo mestiere lo fai perché lo ami, perché è una necessità per te, devi verificare soltanto se hai anche le capacità e le attitudini per farlo. E questo è un sistema per cui attraverso la scuola i ragazzi si possono rispondere da soli a questa domanda alla fine del corso. Se poi non fai l'attore, hai comunque fatto un'esperienza comunicativa che ti serve anche nella vita, perché poi saper gestire le emozioni, saperle comunicare, eccetera, conoscerle ci dà modo anche con gli altri di essere più aperti, no? Meno chiusi, certo. Per cui è anche un valore di esperienza che poi resta a te, insomma. Giulio, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata, però volevo spendere anche qualche secondo parlando del suo libro Ti ricordi la Casa Rossa, libro dedicato a sua madre, dove abbiamo potuto apprezzare un grande Giulio Scarpati, visto in questo caso non come interprete ma come autore, raccontando la storia di sé e della sua famiglia. Le è mai balenata l'idea in testa magari di ricavarne uno spettacolo teatrale? Me l'hanno detto in tanti, ma non mi è mai venuto in mente, nel senso cioè che essendo un racconto così anche personale, non lo so, un conto è interpretare un personaggio in palcoscenico, eccetera, un conto è raccontare se stessi. Insomma, lì ho un po' più perplessità, perché tu vivi così tanto intensamente, che hai vissuto tanto intensamente, e così raccontarla così in prima persona mi spaventa un po', nel senso che voglio sempre avere il filtro di un personaggio, di un Gabriele, di una storia, di qualcosa sì. da raccontare. Quello, diciamo così, la pagina scritta è per certi versi più facile, più impegnativo, ma più facile, nel senso che lì nel silenzio di una cameretta ti metti lì a scrivere e magari dici anche cose, scrivi anche cose che non che diciamo così che non diresti, no? Proprio perché la scrittura ti impegna a trovare anche la formula giusta, la parola giusta. E insomma, è stato un lavoro che di scavo, ovviamente, così dentro i ricordi, dentro le cose che ricordavo di mia mamma nel passato e anche con i terribili momenti che stava vivendo allora. Però ecco, metterlo in scena, eccetera, sarebbe per me troppo coinvolgente. Io ho bisogno come attore di avere sempre altri panni da vestire. Certo, e beh, veramente noi Giulio la ringraziamo veramente di sincero cuore per questa bellissima intervista. Infatti purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra bellissima chiacchierata qui a Container Radio, però veramente lo voglio ripetere, noi siamo veramente onorati di averla avuta qui ai nostri microfoni. La ringraziamo e ricordiamo a tutti i suoi fans e anche a tutti gli amici ascoltatori di Container Radio la data di Vicenza, quindi mercoledì 9 e giovedì 10 presso il Teatro Comunale, quindi veramente non mancate, accorrete numerosi, perché veramente deve essere uno spettacolo bellissimo.
aggiungerei anche se sì. Chiunque ascoltatore della radio poi dopo lo spettacolo viene a vedere lo spettacolo, magari fa anche qualche altra domanda nel mio camerino, quindi insomma certo. Venite a vedere e poi dopo commentiamo insieme. Certo, certo, molto volentieri. E beh, che dire Giulio, un'ultimissima cosa, per qualsiasi persona volesse rimanere in contatto con lei e appunto sui vari social per sapere le varie news dei suoi spettacoli teatrali eccetera. Io ho un blog che si chiama Arte Teatro e Giulio Scarpati, non gestito direttamente da me ma gestito da persone comunque che io conosco, che ci conosciamo, siamo amici eccetera, e loro danno tutte le informazioni sul appunto sul blog e sulla pagina Facebook corrispondente, certo. Di tutte le date teatrali, tutte quante, quindi lì troverete tutto, insomma, anche orari e certe volte mi ricordano a me certi appuntamenti perché non li scordo. Perfetto, quindi facilissimo anche poter seguirla. Giulio, noi la ringraziamo veramente per questa stupenda chiacchierata radiofonica che ha fatto con noi, per il tempo che ci ha concesso. Un'ultima cosa, volevo che ci lasciasse un saluto per i nostri ascoltatori. Un saluto grande a tutti quelli che ascoltano questa radio, veramente queste interviste sono una bella occasione anche, meno male che ci sono radio che fanno questo ruolo anche di mediazione tra lo spettacolo, gli attori e il pubblico, insomma sono un bel compito e voi lo fate bene, grazie mille. Grazie a Giulio Scarpati. Grazie mille Giulio e a prestissimo, in bocca al lupo per lo spettacolo teatrale, a presto. Un abbraccio. Ciao. Un abbraccio, grazie, a presto. www.containerradio.it